Ciao ragazzi, allora faccio questo video perché in questa primavera, complice il maltempo e le temperature instabili, ho subito diverse sciamature quest'anno. E in questo apiario qua, che non è un apiario da caccia, ho subito delle sciamature. Invece nell'apiario che ho sotto le acace, avevano cominciato a fare un po' di celle, poi quando è partita la caccia si sono fermate per raccogliere e gli è passata la febbre sciamatoria. Invece in questo apiario qua, che è sotto il tiglio, ho subito più sciamature. E allora cosa facciamo? Cerchiamo di approfittarne, vedendo sempre il lato positivo della cosa, e ne approfittiamo per abbattere la varroa. Allora io, come ho già fatto un altro video, uso il telaio trappola con la covata da fuco, lo metto su a fine marzo, lo tengo su fino in luglio, finché costruiscono, insomma, e già lì tengo un po' più basso il numero delle varroa. Adesso questa qua mi ha sciamato 20 giorni fa e ho fatto sfarfallare tutta la covata. Adesso gli diamo un bel giro di ossalico, che ce l'ho già qui pronto. E la tecnica è semplicissima: si usa la PB Oxal, lo si diluisce nell'acqua distillata e poi lo si va a gocciolare 5 ml ad interfavo. Qua ancora è ben popolato nonostante abbia subito una sciamatura, quindi io sono su 9 e uso 45 ml di composto. E già domani posso venire a vedere la caduta della varroa, quindi domani guarderò il vassoietto. Premetto che io sono abituato a lavorare senza il vassoio sia d'estate che d'inverno, perché secondo me le api stanno meglio senza il vassoio d'estate, perché riescono a ventilare un po' di più, d'inverno perché riescono a stare con un po' meno umidità. Qua nella zona della pianura padana l'umidità è altissima sia d'estate che d'inverno, e se d'inverno insomma fa anche un po' più freddo dentro il nido, secondo me è meglio, perché le api vanno più facilmente in blocco e consumano meno scorte. Allora adesso qua procediamo con il gocciolato. Io ce l'ho già nella mia siringona, sono 45 ml e lo sgoccioliamo così. Allora, il gocciolato va fatto nelle giornate di sole come oggi, perché si deve dare alle api il tempo di asciugarsi, sempre per il discorso dell'umidità che ho fatto pochi minuti fa, perché più di tutto le api temono l'umidità. Adesso vedete che io ho fatto il giro nell'interfavo e poi lo sgocciolo così sopra i telaini. Perché faccio quel lavoro qua? Perché è vero che le api devono bagnarsi con l'acido ossalico, come è anche vero che facendo così noi andiamo a creare un'acidità in tutto il nido, andiamo ad acidificare il nido praticamente, e quindi evaporando poi queste goccioline qua adesso andranno ad acidificare un po' il nido, e quelle api che non sono state colpite dalla gocciolina comunque verranno liberate dalle varroa che hanno addosso. Ecco, poi io metto il cassettino sotto. Questi qua sono cassettini che sono un po' vecchiotti, ma vanno ancora bene. Li ho puliti, guarda, li ho puliti con il raschietto. Io mi sono fatto questo raschietto qua per pulirli, perché con la spatola normale, con la leva è difficoltoso. Quindi mi sono costruito questo arnese qua, che non era altro che un tiraacqua a cui ho applicato un lamierino, cioè proprio una cosa semplicissima. E così due passate il cassettino l'ho già pulito. Mettiamo dentro il cassettino un paio di giorni e poi si controlla la caduta. E dunque, abbiamo subito le sciamature, non ci scoraggiamo noi, perché amiamo questo mestiere, questo hobby, per chi lo fa per hobby, per chi lo fa di mestiere ama questo mestiere, e ne approfittiamo cercando di sfruttare le occasioni quando ci sono.
La sciamatura è un'occasione negativa, però ci dà di positivo che possiamo fare un abbattimento della varroa senza fare il blocco della covata, senza l'ingabbiamento della regina e così. E quindi questo sciame qua praticamente è avvantaggiato, adesso avrà la regina nuova, le api ci sono, appena la regina che c'era, ho visto che ha appena cominciato a deporre, quindi penso che vada anche sul tiglio, che mancano un paio di settimane, 20 giorni alla fioritura. Ragazzi, like al video, condividete, facciamo crescere il canale e io quando ho qualcosa da farvi vedere registro almeno una volta o due a settimana, cerco di stare con voi. Ciao a tutti.